questo punto però vorrei anche sentire, far intervenire qui sul palco i due assessori. Iniziamo con l'assessore Anna Paola Giuliani, la chiamo per poter dare quel saluto ai presenti. Noi naturalmente la ringraziamo, ringraziamo Anna Paola Giuliani e Claudio Morese per essere qui e per partecipare davvero sempre attivamente a queste iniziative di solidarietà. Prego. Sabato mattina alle 9:15 è già una bella scommessa vinta, per cui grazie al mio amico, perché poi è un amico e io gli voglio davvero molto bene, lui lo sa, che è Gino Di Pietro. Grazie. Che rappresenta non soltanto un'associazione, lui rappresenta un pezzetto importante del cuore, quello vero, quello pulsante di questa città, grazie a Iole Figurella, che porta il sorriso ovunque vada. E poi non è retorica, basta guardarla, lei è così, un sorriso aperto bellissimo e contagioso per tutti quelli che le stanno vicini, e la forza di continuare a portare un messaggio di speranza, perché poi loro questo fanno convegni, organizzano tanti incontri, anche eventi al teatro, affinché venga diffuso un messaggio. Poc'anzi Gino ha fatto più volte riferimento a quella solidarietà bella, vera, tangibile, che si lega al mondo, a volte anche di quelli che noi definiamo ragazzi speciali, un mondo che ai nostri occhi, che forse non comprendiamo fino in fondo, è un mondo svantaggiato, però è un mondo dal quale noi avremmo tanto da imparare, per chi come me è convinta che la diversità sia grande fonte di ricchezza. Lui parla sempre del Foggia Social Club, Foggia for Children, l'Onlus, il cuore, l'era, e a me piace tutto ciò di cui loro parlano, soprattutto quando parlano di sport, perché poi oggi, se siamo al tema della giornata, io lo dico prima che mi riprendano gli illustri docenti che sono lì, se parliamo di postura io so benissimo di avere una postura non scorretta di più, se parliamo di sport io sono l'aberrazione dello sport, non dovrei dirlo, mi piacerebbe venire qui a raccontare delle mie prodezze in campo sportivo, non è vero. Per cui lo dico io prima che lo dica qualcun altro, mi butto avanti, professore, in questo caso. E però invece mi piace tutto quello che ruota attorno allo sport, mi piace il mondo che c'è attorno. E mi ha commosso lui poc'anzi quando ha citato quel proverbio africano, se si sogna da soli è solo un sogno. Ecco, io poi vorrei dirti che tu, continuando così, invece un sogno lo regali a tutti noi, continuando a parlare di sport, fai sì che un po' i muri si abbattano. Tu facevi riferimento al proverbio, a me invece viene in mente una frase bellissima di Nelson Mandela, che credo che sia stato uno dei sognatori più grandi di tutti i tempi, e quando lui dice che lo sport ha la capacità di cambiare il mondo, lo sport ha la capacità di ispirare, perché lo sport ha la capacità di unire. Sembrerà assurdo, ma due avversari che si avversano sul campo, un qualunque tipo di sport, di quello parliamo, ci sono sempre due gruppi contrapposti o due singoli, alla fine di una partita, alla fine di un incontro riescono a stringersi la mano, e io a quello mi riferisco quando dico i muri si abbattono, e a quello mi riferisco quando dico che questa è un'opportunità concreta che viene offerta alla città. Parliamo di postura, insegniamo ai ragazzini, a quelli meno fortunati, agli adulti, perché poi dovremmo impararle prima noi certe cose. Il riferimento finale alla mente che influenza il corpo, e sì, è vero, quante volte ne abbiamo sentito parlare di quelle cicatrici, che forse non sono così visibili perché sono le cicatrici dell'anima, quelle che poi ognuno di noi si porta dentro. E allora parliamo di tutto questo, parliamo alla città e soprattutto ringraziamo chi lo fa, senza nessuno scopo di lucro, senza mai chiedere niente, mai, e questo è il mio dovere ribadire, veramente senza mai chiedere niente, al contrario, portando a noi qualcosa. Noi oggi qui siamo ospiti orgogliosissimi, sento di poterlo dire anche al nome del mio collega e amico Claudio Amorese, perché questa è la Foggia che ci piace, quella che fa attenta, propositiva, senza grandi proclami, ma con un grande cuore, che poi lo posso dire, un grande cuore rosso-nero. Grazie, grazie di cuore a tutti. Grazie all'assessore, alla Paola Giuliani, assessore alla cultura. Devo dire che ci è piaciuta molto la chiusura, davvero un cuore rosso-nero. E a questo punto però vorrei far intervenire anche chi rappresenta lo sport ed è qui, ha partecipato molto spesso ai progetti che ha fortemente voluto il dottor Gino Di Pietro.
Claudio Morese. Prego. Buongiorno a tutti e chiaramente mi associo alle parole della collega Anna Paola Giuliani e soprattutto mi associo allo spirito dell'iniziativa. Io ho avuto il piacere di conoscere personalmente non solo le associazioni in quanto tali, ma anche le persone che interpretano queste associazioni. Quindi la passione è una passione trasversale che viene dal basso, da tutti questi ragazzi e ragazze che tutti i giorni li vedo impegnati sul territorio. Noi come Comune di Foggia abbiamo sostenuto e lo voglio ribadire, continueremo a sostenere tutte quelle iniziative che hanno un valore aggiunto per la città, sia in termini umorali, di passione, ma la cosa che mi piace evidenziare è che questo gruppo di associazioni si fa portavoce di competenze e di conoscenze. Credo che ogni comunità ha bisogno di questi due elementi per poter elevare la proposta. Noi come comune credo che siamo in linea sia nei concetti ma anche nella voglia di riprenderci la città. Abbiamo ridato spazio ai luoghi comuni, abbiamo ridato spazio ai luoghi culturali, Anna Paola ne è tra gli artefici, abbiamo dato spazio anche a tutte quelle iniziative che riguardano la sicurezza nei luoghi comuni. Sullo sport, anche su questo, abbiamo riattivato tutta una serie di contenitori che prima erano abbandonati e ce ne sono tanti altri da riattivare, compatibilmente con le risorse a disposizione. Rispetto al tema di oggi, io mi sento parte in causa perché io ho un reale problema di posturologia, lo posso dire ufficialmente e lo sto affrontando da poche settimane per un problema all'anca, quindi avrei piacere che poi qualcuno mi lasci il suo riferimento telefonico perché devo approfondire. E al di là di questo aspetto posso dare già la mia disponibilità come presidente del centro sportivo universitario a sostenere le vostre iniziative, a farne parte, quindi a creare anche il trade union con l'Università di Foggia, che ritengo essere un elemento che può alzare il livello della proposta. È evidente che la partecipazione dell'AIBU è fondamentale in tutto questo, quindi gli elementi fondamentali di una rete di questo tipo credo che ci siano tutti e ci faremo sicuramente portavoce sul territorio anche per quelle altre associazioni che avranno il piacere di aderirvi. Quindi nel confermare la mia disponibilità e la disponibilità dell'amministrazione comunale vi faccio un grande in bocca al lupo perché credo che Foggia in tutte le sue espressioni è presente e lo manifesta davvero con il cuore e con la passione. Una buona giornata a tutti. Assessore Claudio Morese, è vero, il Comune di Foggia si è reso sempre disponibile, è venuto incontro a queste associazioni e ha anche donato proprio una sede che è stata proprio dedicata a Gianni Cicolella, l'abbiamo voluta ricordare anche in un servizio in onda su una emittente locale, quindi apprezziamo non solo le parole ma proprio i fatti che si stanno concretizzando e realizzando, quindi il Comune di Foggia è vicino al mondo dell'associazionismo e alla solidarietà.